Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Luca Inter TV. Oggi siamo qui per andare ad analizzare i 30 candidati al Pallone d'Oro perché oggi sono uscite le 30 nomination al Pallone d'Oro 2024. Ci sono tantissimi giocatori interessanti da andare a guardare assieme. Ci saranno anche delle nomination che magari sono un po' così o che degli giocatori assenti, dei giocatori mancanti, però ovviamente il pallone d'oro è sempre un premio che non mette mai d'accordo nessuno, è un premio individuale che quando lo danno a un giocatore dicono no, meritava l'altro e così avanti. Però il pallone d'oro è nato per premiare il miglior calciatore della stagione e quindi andiamo ad analizzare i 30 candidati al pallone d'oro 2024, partendo dalla prima posizione, che è di Jude Bellingham. Penso che sappiate di chi si sta parlando. Champions League, Liga e Supercoppa Spagnola con il Real Madrid, oltre ad essere arrivato in finale dell'Europeo con l'Inghilterra, anche se all'Europeo Bellingham non ha fatto questa grande figura in Champions e in Liga, comunque ha contribuito alle vittorie di entrambe le coppe. Poi Ruben Dias, difensore del Manchester City, uno dei migliori difensori del panorama europeo in questo momento. Phil Foden, stagione assolutamente straordinaria quella di Foden con il Manchester City, che ha veramente devastato la Premier League e anche la Champions League. È stata una stagione assurda per Foden, che ha distrutto qualsiasi squadra che ha incontrato. Poi Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, un gioiello, un calciatore fortissimo, tecnicissimo, ha fatto anche un tacco nell'ultima partita che ha messo Mbappé davanti alla porta con un colpo di tacco, cioè veramente un qualcosa di incredibile Valverde. Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa e della Nazionale Argentina, campione della Coppa America con l'Argentina ed è riuscito a qualificarsi in Champions con l'Aston Villa, cosa che non è scontata. Poi abbiamo Erling Braut Haaland, il nostro gigante norvegese. Bella stagione col City, ha conquistato un'altra Premier League, è uscito contro il Real Madrid ai calci di rigore e poteva, diciamo, il City poteva fare meglio in quella circostanza, ma è uscito con il City. Nico Williams, campione d'Europa con la Spagna e campione della Coppa del Rey con l'Athletic Bilbao, se non sbaglio, ha vinto anche la Coppa di Spagna ed è un calciatore fortissimo, ragazzi. È un giovane talento insieme anche al suo compagno Yamal, che poi andremo a vedere anche i premi Coppa e i premi Yashin, poi li andremo ad analizzare in un altro video. Granit Xhaka, campione di Germania col Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, un centrocampista che ha un tiro da fuori micidiale, un calciatore che sa fare dei gol veramente straordinari, giocatore che ha anche giocato all'Europeo con la Svizzera e un calciatore veramente veramente forte. Poi Artem Dorvik, giocatore che ha giocato con il Girone, che adesso attualmente è alla Roma. Stagione assurda con il Girona, è stato campione, ha vinto la classifica come miglior marcatore della Liga e ha fatto veramente una grandissima stagione. Ha debuttato anche lui con la nazionale ucraina a Euro 24, anche se la strada si è interrotta molto presto. Toni Kroos, Tonino Crostino, campione, ha fatto anche lui, come tutti i giocatori del Real Madrid, ha vinto la Champions, la Liga e la Supercoppa e ha anche fatto una grande performance all'Europeo, anche se la Germania è uscita per cause di forza maggiore e colpa di Taylor, perché comunque la Germania meritava forse di andare avanti, però la Spagna comunque alla fine ha dimostrato di aver meritato la vittoria, però comunque grande performance di Kroos all'Europeo, ci sta tranquillamente all'interno dei candidati. Vinicius Junior, calciatore che conosciamo tutti troppo bene, calciatore del Real Madrid, forse uno dei più forti in questo momento, giocatore al mondo. Il suo problema è un po' il suo atteggiamento, il suo comportamento, il suo carattere che lo fa trasformare in un giocatore su cui piomba spesso molto odio, che comunque il razzismo è comunque una cosa da condannare sempre, però c'è anche da dire che Vinicius se ne va anche in cerca. È un calciatore molto provocatore che spesso mette le mani in faccia agli altri, che
provoca reazioni agli avversari, è un giocatore che istiga e non è proprio un santo, ecco, non è un santo, però parlando del calciatore come tecnica è giusto che ci stia perché ha fatto una grandissima Champions League e anche una grandissima stagione con il Real Madrid. Dani Olmo, campione d'Europa con la Spagna e giocatore di Lipsia e adesso di Barcellona, calciatore molto molto forte che io comunque reputo un ottimo centrocampista, e ci può stare tranquillamente tra i candidati. Forse è quello che a molti può far storcere il naso, però secondo me dopo la prestazione fatta all'Europeo ci può stare tranquillamente. Florian Wirtz, ragazzi, uno dei miei pupilli, dei miei giocatori preferiti del panorama estero. Florian Wirtz, ragazzi, un centrocampista tedesco veramente fortissimo, numero 10 del Bayer Leverkusen, campione di Germania col Bayer Leverkusen, ha fatto la finale di Europa League, ha vinto la Coppa di Germania, ha giocato per la nazionale tedesca Euro 24, ha fatto una grandissima stagione, ed è uno dei 2003 insieme a Bellingham e Musiala, fa parte di quella generazione di fenomeni dei 2003 che sono veramente veramente forti. Poi Martin Odegaard, capitano dell'Arsenal e calciatore molto molto forte, però diciamo che anche qua, anche quest'anno l'Arsenal non è che abbia fatto questa grande stagione, è arrivato secondo in Premier League ed è uscito ai quarti, se non mi sbaglio l'Arsenal è uscito ai quarti contro il Bayern Monaco, quindi diciamo che una stagione comunque il calciatore di per sé ha fatto comunque una buona stagione. Mats Hummels, il nostro Mats Hummels che poche ore fa è anche stato ufficializzato alla Roma, grande colpo per i romanisti, che si aggiudicano un difensore fortissimo, forse il miglior difensore della Champions League insieme all'altro macellaio di Madrid, ovvero Dani Carvajal. Mats Hummels invece, ragazzi, è il profilo del difensore coriaceo, una barriera. Ha fatto una stagione col Borussia Dortmund veramente incredibile, a finale di Champions col Borussia e una grande stagione a livello difensivo. E i romanisti si sono presi un grandissimo difensore in questo momento. Rodri, vabbè, ragazzi, non devo neanche stare a spiegarvi. Rodri, campione d'Europa con la Spagna, campione di Premier League con il City, uno dei mediani più forti del mondo, se non il mediano più forte del mondo, insieme a qualcun altro, però comunque veramente, veramente un calciatore molto, molto forte. Harry Kane, non devo neanche stare qua a parlare neanche di Harry Kane, anche se la stagione di Kane non è stata ricca di vittorie, perché ha perso la Bundesliga, ha perso la finale dell'Europeo ed è uscito in semifinale col Madrid, anche se è stato derubato il Bayern Monaco in semifinale di Champions, però comunque è stato il miglior marcatore della Bundesliga, un calciatore che sa sempre buttarla dentro in ogni circostanza, forse il centravanti più forte insieme a qualcun altro, però insieme ad Haaland e Lewandowski, che ancora, ragazzi, Lewandowski c'ha ancora tanta energia da dare, però è comunque un centravanti veramente micidiale. Declan Rice, qua ci può stare, come no, perché comunque Declan Rice insieme anche ad Odegaard non ha fatto sta grande stagione a livello di trofei, però comunque è un mediano, è un centrocampista abbastanza forte, anche se può far un po' storcere il naso per alcuni, sono sicuro che sarà uno dei nomi su cui la gente storcerà un po' il naso, però secondo me comunque ci può stare, perché comunque è un centrocampista che ci può stare. Vitinha del Paris Saint-Germain che ha vinto la Liga francese, ha vinto la Coppa di Francia, ha vinto la Supercoppa di Francia, è arrivato in semifinale di Champions, dove è uscito contro il Borussia, e con il Portogallo non ha fatto benissimo all'Europeo, però boh, è uno dei nomi che mi fa un po' storcere il naso, perché non l'ho visto sta grande stagione a parte di Vitinha. E andiamo avanti. Col Palmer invece ci deve stare assolutamente, perché ha fatto una stagione strabiliante con il Chelsea, nonostante il Chelsea sia una squadra che è incostante sul campo, ha esonerato in 2-3 anni 4 allenatori diversi, è una squadra che è in confusione, ma i calciatori che c'ha dentro sono comunque forti, tra cui Cole Palmer, che ha fatto anche una grande figura all'Europeo, perché ha fatto il gol
che ha dato il momentaneo 1-1 contro la Spagna in finale dell'Europeo ed è un calciatore veramente forte col Palmer. Poi passiamo al nostro Hakan Çalhanoğlu, il nostro sultano, ecco il nostro primo giocatore dell'Inter che compare nella lista dei 30. Non devo neanche spiegarvi, ragazzi, Çalhanoğlu ha fatto una stagione ad altissimi livelli e secondo me è a parere di molti uno dei migliori mediani insieme a Rodri, Declan Rice, Toni Kroos che ormai si è ritirato quindi non conta neanche più, però comunque è tra quei giocatori che in quel ruolo è tra i più forti al mondo. Ha vinto la Serie A da protagonista come miglior centrocampista della Serie A, ha fatto un'ottima performance anche con la Turchia nonostante la Turchia sia uscita contro l'Olanda se non sbaglio all'Europeo e ha fatto anche una buona figura in nazionale e col club, nonostante l'Inter sia uscita molto presto dalla Champions League, secondo me Çalhanoğlu ci può stare tranquillamente in questa lista di candidati. Lamine Yamal, ragazzi, giovanissimo, penso che sia una delle nomination più giovani al Pallone d'Oro. Lamine Yamal, ragazzi, una stella nascente, un europeo strabiliante, una Liga purtroppo coperta da un Real Madrid schiacciasassi. E una Champions League dove il Barça deve fare. Deve fare di più perché adesso il Barça deve puntare a tornare forte in Spagna e anche in Europa perché ha la squadra per farlo. William Saliba, difensore dell'Arsenal, ragazzi, un difensore veramente veramente forte. Molti lo sottovalutano, ma è un difensore veramente forte. Il difensore centrale francese, titolare della Francia e anche dell'Arsenal. Ottima stagione sia con la Francia che con l'Arsenal, nonostante con nessuna delle due squadre abbia vinto qualcosa. Bukayo Saka, uno dei migliori talenti inglesi, un calciatore fortissimo di una velocità e di una tecnica veramente alta, come tutti i giocatori inglesi purtroppo e dell'Arsenal non ha vinto nulla a livello di trofei, però come giocatore individuale ci può stare tranquillamente. Ed eccolo qua ragazzi, Dani Carvajal, il giocatore più discusso perché molti lo ritengono meritevole del pallone d'oro e molti dicono Allora, c'è da dire che a livello di trofei ha vinto la Champions League, tutti i trofei del Real Madrid più l'Europeo con la Spagna, quindi è un calciatore che ha meritato la nomination, però vederlo campione, ragazzi, cioè un terzino che vince il Pallone d'Oro, che comunque ha fatto dei gol importanti, però ragazzi, il Pallone d'Oro si dà al miglior giocatore dell'anno e voi siete sicuri che Carvajal sia stato il miglior giocatore dell'anno? Cioè, è difficile da dire perché secondo me ci sono stati giocatori che hanno fatto meglio di Carvajal a livello di gol, di numeri e di trofei vinti. Quindi non lo so, sono un po' indeciso. Kylian Mbappé, non ci può non stare. Kylian, un calciatore tra i più forti al mondo in questo momento, insieme a Vinicius, Haaland e tanti altri, Rodri, Bellingham e tanti altri. Ha vinto tutto in Francia, è arrivato in semifinale di Champions, è arrivato in semifinale dell'Europeo, però non ha vinto nulla alla fine di livello a livello continentale, ecco. Alejandro Grimaldo, terzino veramente veramente forte, la punizione contro il Bayern Monaco è leggendaria, campione d'Europa con la Spagna anche se non ha giocato praticamente mai. Finalista nell'Europa League con il Bayer Leverkusen, Bundesliga vinta e Coppa di Germania vinta, uno dei migliori terzini secondo me nel panorama europeo, un terzino che sa sia attaccare che difendere e ha veramente una tecnica spaventosa Grimaldo, soprattutto sulle punizioni, sui calci piazzati. Ademola Lookman, giocatore che ha permesso all'Atalanta di vincere l'Europa League. Ha permesso all'Atalanta di arrivare in Champions nella passata stagione. Alcuni però scricchiolano perché, ragazzi, manca Rodrigo. Manca Rodrigo, diciamo, l'altra spalla destra del Real Madrid perché c'è Vinicius e c'è Rodrigo. Rodrigo è, diciamo, un po' più in ombra nel Real Madrid in questo momento perché tutti parlano di Bellingham, Mbappé e Vinicius e Rodrigo sta un po' venendo dimenticato. Secondo me Rodrigo per certe cose è anche più forte di Vinicius, però sul fatto del comportamento, ragazzi, io c'ho un nodo alla gola su Rodrigo che mi fa veramente ogni volta che lo vedo mi dà fastidio perché
molto tempo fa durante un'amichevole con l'Argentina, durante un'Argentina-Brasile, ha osato dare del codardo a Lionel Messi, che ha ritirato l'Argentina negli spogliatoi mentre la polizia brasiliana menava i tifosi argentini. Non si fa, non si fa. Tu piuttosto non ti azzardi a dare del codardo a un capitano, a Lionel Messi, che sta ritirando la squadra come segno di protesta perché la tua polizia del tuo paese sta menando i tifosi argentini. Non è una roba corretta ed è una roba che a me resterà sempre fissa nella memoria, come il giocatore che al posto di fare una buona azione e andare a fermare quello che stava succedendo, va a dare del codardo a Lionel Messi. Poi passiamo a Antonio Rudiger, ragazzi, difensore del Real Madrid veramente, veramente forte, un difensore tedesco che ha vinto tutto con il Real Madrid, a parte ovviamente la Coppa di Spagna, e l'Europeo con la Germania, anche se comunque sappiamo tutti com'è stata derubata la Germania, l'abbiamo già detto con Florian Wirtz e con gli altri tedeschi, però comunque un difensore veramente veramente forte. Concludiamo con il nostro Lautaro Javier Martinez, il Toro ci doveva stare, ragazzi, era stato già preannunciato, una stagione da top player assoluto, MVP della Serie A, 24 gol segnati, ottavi di finale di Champions con l'Inter e campione di Sud America con l'Argentina, la Copa America vinta da protagonista. L'Argentina ha vinto la Copa America grazie a Lautaro Martinez perché è stato il migliore MVP della Copa America, miglior goleador perché è stato il miglior marcatore. Ragazzi, una stagione che Lautaro è almeno da top 10, top 10, top 5, fate voi, però per me sopra la top 10 ci deve stare per forza, se no è una pagliacciata questo premio, perché veramente dopo la stagione che ha fatto Lautaro, veramente devi metterlo minimo nelle prime 5-10 posizioni, veramente una stagione assurda del nostro Lautaro Martinez. Questi sono i 30 candidati al Pallone d'Oro, quindi ditemi la vostra qui sotto nei commenti, chi... Ditemi secondo voi chi doveva starci e chi doveva essere tolto. Ovviamente cercate di fare un ragionamento sensato. Parentesi, per la prima volta nella storia dal 2003 né Cristiano Ronaldo né Lionel Messi sono nella top 30, penso l'abbiate notato, ed è la fine di un'era. Possiamo dirlo che è finita l'era di Cristiano Ronaldo e di Lionel Messi, che dal 2003 fino al 2023 sono stati, almeno uno di loro, sono stati inseriti nella top 30 delle nomination del Pallone d'Oro, e quindi nel 2024 si conclude l'era, diciamo, di Cristiano Ronaldo e di Lionel Messi, che oramai hanno abbandonato il calcio che conta, uno sta in America, l'altro sta in Arabia Saudita, e si aprono le porte ad una nuova era di calciatori che domineranno l'Europa per i prossimi anni. Quindi ragazzi, qua si va a concludere il video. Io vi ricordo ragazzi di supportare sempre questi tipi di video con un bel mi piace. Condividete questo video per far sapere la mia sui 30 candidati a pallone d'oro. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, che sono quattro gesti semplicissimi e a voi non costano nulla e aiutate il canale a crescere. E noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao ragazzi!